dopo aver visto come lavorare un filato con paillette con le passo 5, vediamo ora sulle passo 3 per filati grossi come risponde questo filato. Ho preparato due filati, una base diciamo lavorabile anche con le 5, a cui aggiungo il filato di paillette, ovviamente su due tendifili o su due fusi separati in un unico tendifilo. Tensione 3. Scorre benissimo, il carrello non fa nessuno sporco, quindi non ci crea nessun problema. E ora vediamo come risponde con la doppia frontura, con punti in doppia frontura. Inserisco per lavorare in doppia frontura con le 2,30 gli abbassatori. E ora vediamo, trasporto semplicemente a una campionatura, trasporto, dicevo, semplicemente con l'ago a doppia cruna, le maglie, ricostruisco praticamente dalla seconda alla prima le coste su P3, non sono ancora molto pratica con la 2,30, stiamo facendo conoscenza, quindi perdonate le incertezze, ma mi sembra perfetto, bellissimo. Ho impostato 3-3 di tensione, non so se andrà bene, è la prima volta che lo lavoro questo tipo di filato, ma ogni macchina, e sottolineo ogni macchina, risponde al filato in un certo modo. Mi sembra che scorra molto bene, faccio solo alcuni giri di controllo, si è pigliato il filo. E ora provo a vedere magari di farlo diventare invece che a coste singole per vedere come reagisce un filato. Queste si chiamano campionature studiando il punto della tensione, a secondo quello su cui ci focalizziamo. Salto due coste e porto sulle altre in prima frontura, quindi metto 5 maglie in prima e due ne lascio sulla seconda per vedere la reazione del filato. Scorre molto bene, scorre e non si accorge minimamente della piccola paillette, anzi proprio onestamente credo che con la 3 potrebbe essere ancora più grossa. Questo ha ogni 5 centimetri una micro paillette praticamente, che però risulta molto nel lavoro. Quindi vediamo come viene. Effetto finito, devo dire che è piacevolissimo, si nota qua e là senza essere invadente, quindi perfetta anche per fare, che so, oltre a un classico golfino, ma anche sciarpe, colli, scolli, dà una luminosità incredibile. Tolgo un attimo la luce, era per farvi vedere come reagiva la luce. È molto soft, la paillette sembra fissata, non dondola, cioè la devo grattare per sentirla in poche parole. Nella costa si perde un po', secondo me, però effettivamente è sempre molto particolare. Ho provato varie soluzioni, ma diciamo che questi filati sono talmente ricchi, quindi creano un talmente tanto gioco che aiutano veramente. E devo dire che potevo stringere tranquillamente la tensione, quindi diciamo che si presta a secondo il filato, anche con un filato molto più grosso. Ma quindi validissima questo tipo di filato sia per le passo 5, quindi è un acquisto per chi ha due macchine che può sfruttare su entrambe le macchine, ovviamente. Sulla 3 avremo una rete, ma può tranquillamente utilizzarlo su due tipi di macchine. Comunque sia, è molto molto valido.